Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento. Anzi, vi ringraziamo io Alessandro, perché il 16 giugno alle ore 17 è abbastanza un'impresa essere qui con noi. Inizio subito con presentarvi Alessandro, perché c'è questo gioco da mie parti. Non amiamo autopresentarci, quindi più o meno ogni volta ne esce una nuova. Alessandro è uno dei pochi professionisti e sicuramente nella top 5 dei miei colleghi preferiti, perché lui è un curioso pratico, nel senso che le cose che ci dice molto spesso, anzi sempre, le sperimenta. Quindi non è un caso che oggi alle 10:30 di sera è qui con noi da casa sua, perché è abituato a fare nottefacce per poi sperimentare ciò che ci racconta. Quindi prima di passarvi a un piccolo contesto, ma veramente vi rubo 2 minuti perché altrimenti rischio di perdervi sicuramente, lascio la parola a Alessandro per un saluto e poi intervengo io dopo per una breve introduzione. Ciao Sì, Alessandro. ciao, ciao Antonio, ciao a tutti, ciao a chiunque sia, buongiorno, buonasera, qualsiasi ora, per me è un po' tardino. Metto già le mani avanti così se dico qualche castroneria, io ho detto che per me è tardi, quindi ho la scusa pronta, però va bene, scherzi a parte, dai, bello essere live ogni tanto, da un po' che non c'eravamo, quindi dai, contento di esserci, anche perché poi si parla di un argomento che voglio dire molto caldo, che tu sai bene, sono anche molto appassionato, quindi bene, dai, condividiamo un po' di informazioni. Bene, il perché di questa chiacchierata. È in fondo un argomento attuale, ma non attualissimo, perché è già da tempo che si parla della migrazione tra l'attuale versione di Analytics e NG4. Questa cosa nasce da diverse esigenze da parte di Google. Vi faccio una piccola considerazione: Google attuale ha circa 18 anni. 18 anni fa Google acquista Urkin, che è una piattaforma di analisi, e su quella filosofia è sopravvissuto fino ad oggi. Nel frattempo sono passate diverse transizioni abbastanza importanti. Ricordatevi che 18 anni fa e fino a qualche anno fa, 5-6 anni fa, tutte le dinamiche social e mobile erano assolutamente insignificanti per il nostro comparto. Infatti c'era il tentativo di dire prepariamoci a questi ambienti, ma la gran parte delle prenotazioni arrivavano quasi sempre ed esclusivamente dalla piattaforma desktop. Questo in qualche modo privilegiava ancora o quantomeno rendeva sostenibile l'approccio dell'universal. L'universal fondamentalmente parte dalle sessioni, ha delle preconfigurazioni e fondamentalmente anche per gli albergatori meno esperti, diciamo, meno più consapevoli, perché questo è un argomento molto spesso sottovalutato. Perché? Perché è un argomento in qualche modo giustificato da un elemento tecnico che l'albergatore, cioè colui che in qualche modo fa altro di mestiere, non riesce bene a comprendere. Oggi siamo in una realtà diversa. Oltre a quelle dinamiche di cui vi ho parlato prima, ci sono delle dinamiche anche di profilazione e acquisizione del dato non più attraverso cookie di terze parti, quindi tutto ciò che prima veniva utilizzato per profilare, segmentare, creare pubblici personalizzati, sarà sempre meno gestito in maniera autonoma. Questo non è proprio un grande messaggio, ma se ben configurato il sistema, il nuovo sistema ci permetterà di fare delle cose abbastanza interessanti, e Alessandro oggi vi spiegherà un intero percorso in maniera molto 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 pratico. Tra l'altro c'è anche poi il piccolo problema della privacy, che in qualche modo inibisce abbastanza di frequente il tracciamento, e quindi tutti questi dati che noi oggi andremo a raccogliere in anticipo rispetto alla data del 23 del 1 luglio del 23 ci aiuteranno il sistema ad educarsi, quindi ad imparare qual è la nostra audience, quali sono i dati che noi riusciamo ad acquisire,
perché poi il tutto sarà gestito attraverso delle dinamiche di machine learning e di intelligenza artificiale. Quindi le nostre campagne del futuro saranno molto condizionate da chi ci darà poi le piattaforme di advertising. Non so se è un bene questo, questo poi lo vedremo sicuramente vivendo. Tra l'altro, il sistema basato, il nuovo sistema, oltre a permetterci queste cose, sicuramente ci darà un'idea di contemporaneità. Cosa significa? Oggi noi facciamo dei tracciamenti abbastanza complessi, ma anche altrettanto limitati, e per di più legati agli ambienti in termini verticali. Cioè una sessione desktop nasce e finisce là. Oggi invece passiamo a un approccio più evento-centrico, con un criterio di trasversalità. Quindi significa che se noi iniziamo una sessione, ecco, per rimanere nel tradizionale, su mobile, possiamo comunque essere in qualche modo seguiti nelle sessioni successive attraverso questo nuovo approccio. Mi fermo perché entrerei troppo sul tecnico. L'unica cosa che ribadisco è che probabilmente oggi questa scarsa percezione di urgenza non c'è, perché abbiamo ancora più di un anno a disposizione, però prima configuriamo i nostri sistemi, prima diamo in pasto a G4 alcuni dati, prima impariamo e facciamo gavetta su certe situazioni, prima ci garantiamo anche tutto ciò che ci aiuta a fare benchmarking su quello che abbiamo acquisito e quello che sarà. Cioè, se noi il 1 luglio del 23 vogliamo andare a vedere una situazione del 1 luglio del 22, dovremmo aver già configurato Google Analytics 4. È grave, è drammatico se lo fate a settembre-ottobre? No, ma se lo fate a 31-12-2023, probabilmente non è. Io adesso lascio una parola ad Alessandro perché sono molto interessato. Io e lui non ci condividiamo mai nulla prima, quindi io farò uno spettatore privilegiato, infatti fra poco scompaio, e lascio la parola ad Alessandro. Sì, no, grazie Antonio, hai detto premesso che vuoi dire, con le presentazioni non ce n'è bisogno nemmeno da parte tua, nel senso che, vuoi dire, è da un po' ormai che parlo anche di analytics, se vogliamo, anche se è vero lo faccio magari più in ambito, come dire, internazionale o barra lingua inglese, magari in italiano non ho creato molto contenuto, quindi magari questo webinar spero possa essere utile. Allora, premetto, io sono se vogliamo uno smanettone, come mi chiama a definirmi Antonio, piuttosto che un tecnico, se vogliamo, e mi piacciono le cose tecniche, però vi prometto, questa non è una session, non è una live riguardo i tecnicismi di Google Analytics 4, piuttosto che di Universal Analytics. Cerco proprio di entrare nell'ambito, come dire, se vogliamo, strategico e di utilizzo del dato. Io parto sempre dal presupposto che io, prima di essere un tecnico, sono un albergatore, sono stato un albergatore, ho sempre lavorato in albergo e per gli alberghi ed questo è sempre stato il mio mondo. Quindi parlo la lingua degli albergatori, non la lingua tecnica. Detto questo, io quando è uscito Analytics GA4, che credo adesso fosse più di un anno fa, non mi ricordo nemmeno quando, sicuramente credo un anno e mezzo fa, Non è addirittura. mezzo fa, Un anno e sicuramente. mezzo fa. Addirittura io ero praticamente mi sono preso le prime 2 settimane di notti per studiarmelo un attimino tendenzialmente e subito inizialmente la prima cosa che ho del primo post che io ho fatto riguardo GA4, la prima cosa che ho detto è detto guarda, GA4 non è un upgrade, non è come dire, una versione nuova di un prodotto esistente, è un nuovo prodotto. E come nuovo prodotto, cosa c'è? Succede che praticamente il modo di tracciare i dati è completamente diverso rispetto all'Universal Analytics, è proprio un cambio di paradigma, addirittura quasi di paradosso, se vogliamo. Tu hai già accennato, non c'è più la sessione, se vogliamo, come elemento base da cui partire per un tracciamento dei dati, ma in GA4 tendenzialmente, e per dirla in maniera molto semplice, non c'è più la sessione, ma c'è cosa succede a livello utente. Okay. E questo è completamente un cambio di paradigma, soprattutto nel nostro settore, nel settore alberghiero, laddove è
è da almeno 10 anni che sbattiamo la testa contro un muro e ci raccontiamo l'uno con l'altro che il processo di acquisto, di prenotazione di una camera d'albergo nasce in un modo, finisce in un altro, nasce su un device, finisce su un altro device. E poi abbiamo sempre utilizzato uno strumento come Universal Analytics, che è sessione centrica, soprattutto basato sui cookie, quindi cookie che sono degli piccoli strumenti che lavorano a livello di browser, quindi cookie ce li abbiamo sia sul desktop, ma anche sul tablet, piuttosto che sul mobile, ma non comunicano tra loro. Quindi fondamentalmente io arrivavo alla conclusione dove fondamentalmente i dati che noi guardavamo a livello di Universal Analytics non erano poi così leggibili, non erano poi così interpretabili, non erano poi così utili, andavano molto spesso interpretati e, come dire, fatti sopra dei ragionamenti che non erano necessariamente puliti. GA4 va un pochettino, anzi decisamente, a sistemare quella situazione qua, perché, ripeto, non stiamo più parlando di sessioni, ma parliamo di utenti e tutto ciò che fa l'utente. C'è una cosa di cui vi parlerò tra poco, che è forse l'elemento principale che dovrebbe, secondo me, far, come dire, drizzare le orecchie e far capire che GA4 è effettivamente un tool molto più completo, molto migliore, e l'analisi dei dati su un tool come GA4 diventa molto più performante, molto più potente rispetto ad un tool come invece lo è stato Universal Analytics. Per quanto io ho amato Universal Analytics, anche la versione prima di Classic Analytics, GA2, però effettivamente GA4 è un vero e proprio, come dire, passo in avanti, ma deciso, e anche come dire, bello importante. Non so, io, Antonio, ho preparato giusto tre slide, se vogliamo, giusto per coprire quelli che secondo me sono i tre punti fondamentali da capire di GA4. Ma condividi pure, io. Sì, adesso giusto per farla semplice. Ma per dire molto semplice, in realtà le slide non sono nient'altro che un insieme di elenchi puntati, nel senso che semplicemente ho cercato di rispondere a tre domande. Una è: quali sono le differenze, appunto, tra Universal Analytics e GA4, e di conseguenza quali sono le conseguenze, ecco, soprattutto per noi albergatori. Se effettivamente ha senso fare un upgrade adesso, perché giustamente Antonio dice possiamo aspettare fino a luglio 2023. Quella parte pratica, però da un punto di vista proprio di fruibilità del dato, sarebbe meglio farlo quanto prima. E il terzo punto è effettivamente meglio GA4 piuttosto che Universal Analytics. Quindi queste sono le tre aree. Poi alla fine io ho promesso una sorpresa, insomma un piccolo regalo, voglio dire, che spero possa essere molto utile, però lo accenno solo alla fine, lo vediamo solo alla fine. Quindi parto dal primo punto, a parte il fatto che poi, Antonio, se tu poi vedi che ci sono delle domande, interrompimi in qualsiasi momento. Sì, io posso monitorare soltanto LinkedIn, non vado su YouTube, se no vado in ridondanza, okay, quindi okay. Risponderemo poi dopo alle domande in differita, e invece su LinkedIn ne vedo qui dalla piattaforma. Va bene, ok, lascio a te quella parte lì. Buona presentazione. Grazie. Ricordati che se vuoi parlarmi devi rientrare in live. Yes. Ok, bene. Va bene, dai. Allora, quindi, giusto tre domande, partendo dalla prima domanda, cioè quali sono le differenze, più che domanda, sono il primo punto, quali sono le differenze principali? Perché noi ragioniamo sempre in termini comparativi. Io posso dirvi tutto e di più riguardo Google Analytics 4, ma se non lo compariamo con quelle che sono le caratteristiche di GA3 o Universal Analytics, facciamo molto più fatica a capire. Allora, partiamo dal primo punto, quindi slide 3. Modello di misurazione, l'ho parlato poco fa, anche Antonio l'ha accennato. Universal Analytics è basato tendenzialmente quasi completamente su sessioni. Prendete anche le metriche principali piuttosto che le KPI principali, quindi il conversion rate piuttosto che il bounce rate, sono tutte metriche che sono basate sulla sessione. Quindi una sessione è tendenzialmente un utente che visita un sito, mediamente 30 minuti, quella è la durata di massima di una sessione, dopodiché dopo di 30 minuti senza alcuna interazione finisce la sessione. Se io utente, questo stesso utente, sono su quel ritorno sul sito, sono un utente e due sessioni, a patto che però io lo faccia dallo stesso device. Rientro poi su questo discorso del multi-device, il cross-device, tra un attimo, comunque giusto per far capire la differenziazione. Da una parte abbiamo le sessioni, dall'altra parte
Quindi GA4, GA4 è completamente deprecato il concetto di sessioni. La stessa metrica bounce rate, che è una delle metriche forse più inflazionate, forse più utilizzate, per me anche una delle più antipatiche, che siano state, su cui è stato basato l'intero prodotto Universal Analytics, sono state deprecate, cioè non esistono, ci sono ancora se vogliamo, ma fondamentalmente non servono più, sono state rimpiazzate, o meglio, le sessioni ci sono ancora, ma le vediamo poco, bisogna andare un attimino a scavare. Il bounce rate è tendenzialmente completamente sparito ed è stato rimpiazzato da altre metriche che hanno più senso, poi magari se abbiamo tempo ne vediamo un attimino. Quindi il secondo punto è la data retention. Questa è una cosa su cui bisogna fare assolutamente attenzione e sistemarla subito, perché se non si sa, non si sa, o meglio c'è poca documentazione in giro, di conseguenza anziché fare la classica installazione di Google Analytics Universal, come veniva fatto prima, in cui si prendeva una stringa di codice, la si installava sul sito web e sul motore di prenotazione, fatto ce ne dimentichiamo, su GA4 invece ci sono un paio di accortezze che dobbiamo sistemare subito. Una di queste è il data retention, cioè semplicemente la durata per la quale possiamo trattenere i dati all'interno dell'account. E di default è due mesi, ok? Quindi abbiamo solo fino a due mesi, quindi significa che se cominciamo a tracciare oggi per oggi, tra due mesi abbiamo ancora i dati di oggi, tra due mesi un giorno perdiamo il dato di oggi, ok? Quindi abbiamo solo il dato globale di summary, cioè per esempio il numero di utenti totali di tre mesi fa, piuttosto che il revenue totale, ma perdiamo il dettaglio. E dato che abbiamo solo due opzioni, sfortunatamente, questa è una delle poche, diciamo, aspetti negativi dal mio punto di vista di GA4, abbiamo solo due opzioni da scegliere, i due mesi di default oppure fino a 14 mesi. Dato che è solo un click, andate lì, sistemate, cambiate da due mesi di default e portatelo a 14 mesi. Altrimenti, ripeto, insomma, se si vuole anche solo fare una sorta di comparazione dei dati del mese scorso con l'anno precedente, altrimenti non è possibile farlo, comunque diventa molto più difficile. GA4, che per molti questo potrebbe sembrare una cosa negativa, in realtà per me è una cosa positiva se si vuole lavorare con i dati in maniera più o meno seria, non è templatizzato. Allora, cosa significa? Che quando si fa un'installazione di Google Analytics Universal, si prende il pezzo di codice fornito da Google, lo si installa su sito internet e Booking Engine, presto fatto, finito. Tendenzialmente al di là forse del tracciamento degli e-commerce e dei goal, però in Universal Analytics ci sono tutta una serie di report, tutta una serie di dashboard che sono lì, già fatte, preconfigurate, templatizzate, non c'è bisogno di fare nulla. Quindi sono già le possiamo semplicemente andare e giocarci dentro. Quindi è un sistema molto, come dire, semplice da quel punto di vista, perché appunto permette anche a chi non ha mai utilizzato lo strumento Universal di comunque giocare con i propri dati. GA4 invece fa uno step in più, nel senso che è molto più, permettetemi il termine anarchico, nel senso che permette un livello di tracciamento molto più avanzato, ma per poter permettere questo tracciamento molto più avanzato, di fatto GA4 nasce come una tavola bianca. Ok, quindi di fatto nel momento in cui entrate in GA4 per la prima volta, laddove in UA avete probabilmente fino a 100 differenti report già preconfigurati, in GA4 ne avete 5 o 6, non di più. Quindi tutti quegli altri report che magari volevamo, a cui siamo stati abituati a lavorare in UA, devono essere, come dire, ricreati. Si fa in maniera molto semplice, vuol dire non c'è bisogno di ingegneri piuttosto che di essere studiati per fare una cosa di questo tipo, però bisogna farlo. E dato che siamo comunque tendenzialmente degli esseri pigri, noi esseri umani, molto spesso non viene fatto, questo passaggio non viene fatto. E se ne dimentica, fondamentalmente non viene fatto nulla. Quindi questa è una delle altre differenze. Ripeto, molti lo ritengono una debolezza, comunque un punto a sfavore rispetto a GA4, di GA4 rispetto a Universal Analytics. Io ripeto, una cosa secondo me molto positiva perché permette molta più flessibilità. Chiaro, bisogna essere un pochettino più padroni dello strumento, però permette più flessibilità e di conseguenza più dinamicità. Ne ho parlato prima, il bounce rate è una delle metriche forse più
non vorrei dire importante perché per me non l'ho mai stata, però forse più utilizzate in Universal Analytics. Quindi il bounce rate, che definisce in Universal Analytics, definisce le persone che atterrano su una pagina di destinazione, quindi su una landing page, e poi senza fare ulteriore engagement lasciano. Quindi più basso il bounce rate, più tendenzialmente la situazione è migliore. In GA4 questa metrica, la metrica fondamentalmente non esiste più, però è stata rimpiazzata con altre metriche che hanno praticamente un valore radicalmente opposto, cioè laddove il bounce rate dà l'indicazione delle persone che abbandonano, invece adesso in GA4 abbiamo un'altra metrica, per esempio, che può essere l'engagement rate. L'engagement rate, invece di dire dove abbandona, fa l'esatto contrario, dice dove le persone o i nostri utenti interagiscono con noi. L'engagement rate prende in considerazione diversi tipi di engagement, quindi diversi tipi di interazione. Potrebbe essere un click, potrebbe essere un download, potrebbe essere uno scroll di magari di una pagina molto lunga. La cosa bella di GA4 è che queste attività di interazione vengono tracciate automaticamente. E voi mi direte, sì, ma cosa me ne frega se uno fa lo scroll piuttosto che se clicca? Queste sono delle micro conversioni in realtà, cioè una volta che un utente fa uno scroll fino al 75-100% della pagina magari di un blog post che è molto lungo, quella è già un'indicazione che magari il blog, l'articolo magari è stato letto e magari è anche stato digerito, quindi ha anche un valore molto più importante. Vi sto solo facendo un esempio, però è giusto per capire come la mentalità anche tra Universal Analytics e GA4 shifta completamente da ciò che abbiamo perso, quindi il bounce rate, quindi gli utenti che perdiamo per strada, e ci focalizziamo di più invece su quelli che sono gli utenti che effettivamente fanno interazione con le nostre pagine. Non ci sono più i goals, quello era un aspetto fondamentale di Universal Analytics, non ci sono più i goals, in realtà credo che si chiamino obiettivi in italiano, perdonami il tema perché semplicemente sono abituato, ok, mi fa segno Antonio con il pollice che io lo vedo in background, sono abituato alla terminologia in inglese, vedo sempre i goals, quindi ok, gli obiettivi, non ci sono più. I goals erano fondamentali perché oltre al tracciare come goal la transazione, quindi la prenotazione che viene definita anche come macro goal, i goal permettevano il tracciamento di tutta una serie di micro conversioni che altro non erano che per esempio i form di contatto, piuttosto che le newsletter, piuttosto che il click sul numero di telefono, piuttosto che l'engagement con determinati blog post e quant'altro. Potevano essere qualsiasi cosa. In realtà in GA4 ci sono ancora, sono semplicemente stati convertiti in conversioni, ok? Proprio la terminologia è conversione. E ripeto, conversione, ci sono diverse conversioni, la conversione non è solo il booking, la prenotazione sul booking engine piuttosto che il form, sono tante cose. E queste micro conversioni a cui ho appena fatto riferimento sono quelle che in definitiva portano un lead, quindi un utente, un potenziale cliente, dall'essere tale all'essere cliente. Quindi tracciare queste micro conversioni, soprattutto a livello di advertising, io lo ritengo fondamentale, anche perché lo utilizzo io stesso, e lo ritengo fondamentale per fare attività di advertising migliori. E quindi questa è un'altra differenza di Google Analytics 4. Andiamo avanti, ne abbiamo ancora 3 o 4. Gli eventi sono liberi, sono diventati totalmente anarchici. Allora, se voi siete avete familiarità con lo strumento di Universal Analytics, sapete che gli eventi di Universal Analytics possono essere utilizzati per tracciare qualsiasi cosa, anche per esempio, ritorno a dire, magari il click su determinati link, piuttosto che il click su determinati, che ne so, numeri di telefono, piuttosto che l'email, qualsiasi cosa tendenzialmente. In Universal Analytics però c'è una struttura molto rigida, nel senso che avevamo 3 campi che erano la categoria, l'azione e l'etichetta, e su questi 3 potevamo lavorare, mentre adesso gli eventi sono liberi. Guardate il primo punto dove parlo di modello di misurazione, da sessioni in Universal Analytics, sessione page view, a eventi in GA4. Ecco, GA4 è 100% event based, qualsiasi cosa è un evento. E quindi eventi liberi cosa significa? Che è molto anarchico, significa che qualsiasi cosa in Google Analytics 4 è considerato un evento.
anche il page view, ok, quindi un utente che visita una pagina del vostro sito o una pagina del vostro booking engine, in Universal era un page view, ok, quindi una visualizzazione di pagina. In GA4 è un evento e come tale potrebbe essere qualsiasi tipo di evento, un page view piuttosto che un evento customizzato, quindi è molto più libero, flessibile per poter creare qualsiasi tipologia di, come dire, eventi strutturati che poi possono, come dire, creare dei report o delle dashboard che ci possono aiutare meglio a decifrare le performance del nostro hotel. Questo è un punto grandioso, fondamentale, perché un grosso cancro del nostro settore è il cross-domain tracking. Allora, io dico chiaramente, guardo siti e booking engine di alberghi come per dire circa 6 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi credo di vederne un po'. Io ancora oggi, spannometricamente, ma non credo di andarci troppo lontano, un 30% degli alberghi ancora non ha il cross-domain tracking funzionante, indipendentemente da Universal Analytics e GA4. E questo non è un errore grave, è un errore imperdonabile. Ok, semplicemente che allora, cross domain tracking, noi stiamo parlando, siamo l'unico settore al mondo che ha il sistema di e-commerce, quindi nel nostro caso il booking engine, su un dominio che non è quello del sito web. Ok, quindi abbiamo il nostro bel dominio web hotelbellissimo.com e il nostro bookingengine.com, due differenti domini. Però noi l'utente è sempre uno, ok? La sessione è sempre quella. Se io parto dal booking engine, scusate, dal sito internet, finisco sul booking engine e completo la prenotazione, io sono sempre un utente e voglio essere tracciato come uno. Il cross domain tracking altro non è che una funzionalità che appunto permette, come dire, di istruire Google sul fatto che essendo due domini, nonostante siano due domini differenti, l'utente va tracciato come un utente, una sessione, quant'altro. Quindi nel momento in cui non c'è il cross-domain tracking, fondamentalmente ci perdiamo tutti i dati, nel senso che i dati sono completamente sballati. Io utente che parto dal sito web e finisco a prenotare su un booking engine senza cross-domain tracking durante la stessa sessione, vengo calcolato come due sessioni. Questo, al di là del numero delle sessioni, genera ulteriori problemi perché genera, per dire, bounce rate molto più alti. Il source, la resource, source medium, quindi a chi creditiamo la prenotazione se viene magari da una campagna, viene perso completamente, perché senza cross domain tracking ci perdiamo anche queste informazioni. E io ripeto, ancora oggi il 30% a spanne degli hotel che visito non hanno il cross domain tracking configurato. Quindi, risultato finale, per darla in maniera molto, dirla in maniera molto molto terra terra, i dati che stanno analizzando in Analytics sono inutilizzabili, punto. Quindi, e ripeto, in Universal Analytics la configurazione del cross-domain tracking prevedeva, nella maggior parte dei casi, un'installazione di una piccola stringa di codice, ok? Quindi una piccola modifica. Questo processo è stato semplificato, grazie a Dio. Io quando l'ho visto ho davvero ringraziato, probabilmente quanti più dei esistano su questa faccia, sulla faccia di questa terra, però ho ringraziato davvero per il fatto che adesso il processo di configurazione del cross-domain tracking è semplificato e si fa direttamente da console, quindi dal vostro account Analytics. Ma semplicemente c'è un menu in cui si dice a Google semplicemente quali sono i due o anche più domini che vogliamo lui reputi parte dello stesso cross-domain track, quindi semplicemente il dominio del sito web e il dominio del booking engine. Fatto, è finito, è configurato. Grazie. Andiamo avanti. Machine learning e signals. L'ho messi assieme, c'è una parte, vi parlerò brevemente dei signals a breve, però questo è forse l'aspetto più fondamentale di quelle che vedete qua. Ve l'ho detto prima, siamo un settore in cui, specialmente nel nostro settore, non siamo l'unico, ma specialmente nel nostro settore, un processo di prenotazione difficilmente parte da un device e finisce sullo stesso device, perché difficilmente parte da una sessione e finisce nella stessa sessione. È molto tipico che fondamentalmente la prima sessione possa venire da sistemi mobile, non sempre ovviamente, ma molto spesso può venire da sistemi di mobile, quando la conversione vera e propria molto spesso invece avviene su sistemi desktop, soprattutto laddove il booking engine, la versione mobile del booking engine diventa un po' più macchinosa, quindi la versione desktop tendenzialmente è quella che rende il processo proprio di prenotazione vero e proprio un po' più facile. E cosa succede? Laddove appunto non ci sono
Laddove Universal Analytics non poteva contare su un machine learning, soprattutto su un sistema i Signal, se ve ne parlerò tra poco, che permetteva a Google, permette invece a Google adesso di, come dire, considerare un utente su diversi device lo stesso utente, tramite appunto quelli che loro chiamano Signals. In questo momento, con questi due strumenti, Machine Learning e Signals, adesso in GA4 riusciamo ad avere un dato molto più performante, molto più univoco e molto più veritiero. Per lo stesso, vi ripeto l'esempio che ho fatto, io utente faccio la prima sessione di visita di un sito web tramite mobile. Domani ritorno su quello stesso sito web da desktop e concludo la prenotazione. È molto probabile che in Universal Analytics io venga contato come due utenti, due sessioni, e soprattutto qualsiasi sia la risorsa da cui sono arrivato, fosse per dire una campagna Google Ads, tendenzialmente viene persa, potrebbe venire persa, perché appunto non ci sono questa connettività, insomma, tra i due device viene un pochettino persa. Mentre con GA4 questo viene in gran parte, non 100%, ma in gran parte viene limitato questa perdita di dato cross device. L'ultimo punto, anche perché poi non ci stava più spazio, è questo è un punto a sfavore di GA4, che è una scarsa integrabilità ancora al momento con Google Data Studio. No, Google Data Studio fa parte del trittico di cui io e Antonio molto spesso parliamo, che è l'Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio. E Google Data Studio altro non è che uno strumento per, come dire, rendere il dato più bello, ok, sotto forma di dashboard, sotto forma di report, rispetto a quanto si possono vedere all'interno della piattaforma stessa di Google Analytics. Al momento l'integrabilità tra i due, quindi GA4 e Google Data Studio, è ancora abbastanza limitata, a meno che non si passi da un altro strumento che è BigQuery, che è sempre uno strumento Google, però molto più tecnico, molto più complesso, quindi diciamo che è meno facile, ecco. Quindi queste sono le differenze principali, ce ne sono altre, ho voluto stare comunque all'interno di una pagina. Mi fermo un attimo, Antonio, c'è qualcosa che vuoi dire, qualcosa che vuoi aggiungere, qualche domanda, qualsiasi cosa? Sì, volevo farti una domanda relativa a cross domain. Tu dicevi che fondamentalmente risolviamo il problema del tracciamento, quindi dell'indicazione dei due siti fondamentalmente. Ok, io da console dico che il mio sito iniziale, hotel mio albergo, è la parte dove si concluderà la transazione, è un indirizzo terzo. Questo è vero nell'indicazione dei domini, però una domanda che ti faccio io è che c'è sempre la necessità della piena collaborazione del fornitore tecnico del Booking Engine, perché il pezzettino di script che è comunque presente su Booking Engine deve essere personalizzato nelle variabili. Quali sono le variabili? Sono il valore della conversione, l'ID della conversione, la tipologia di prodotto acquistato, eccetera. Tutto ciò che oggi in UA dovremmo fare, e che in qualche modo dovrà essere fatto comunque sempre con la piena collaborazione del fornitore tecnico, corretto? Sì, e oltretutto questo fa parte del piccolo regalo finale che insomma vorrei dare. Una cosa che comunque bisogna fare è comunque verificare, ok? Cioè l'essere sicuri che il cross-domain tracking funzioni. E c'è una modalità, insomma, che non richiede nessuna competenza tecnica, basta verificare, poi ve lo dirò. Il problema è questo, se voi non cercate di fare una verifica di questo cross-domain tracking, che ripeto, non è fondamentale, è estremamente fondamentale, forse la cosa più importante di tutte, se voi non lo fate, non c'è nessuno che lo farà per voi. E questo cosa significa? Significa che, e ve lo dico per esperienza personale che ho avuto non più di 10 giorni fa, con un fornitore di Booking Engine che sta dall'altra parte del mondo, quindi però sempre un fornitore di Booking Engine relativamente piccolo, ma comunque che fornisce 400 alberghi, ha un problema, cioè nell'URL ha una struttura di URL abbastanza complicata e complessa che taglia il parametro del cross-domain tracking di GA4. Loro non lo sapevano. E io le ho fatto notare perché per un albergo dovevamo configurarlo e dico: guardate che il vostro sistema mi taglia quel parametro, dovete sistemarlo, cioè dovete semplicemente fare in modo che questo parametro non venga tagliato.
e loro non si sono accorti che avevano un problema, continuavano a mandarmi invece riferimenti di Universal Analytics, e ho detto, signori, non avete ancora capito che stiamo parlando di GA4, e GA4 ha un metodo di applicazione di questi parametri diverso, e vi sto dicendo, avete un problema con 400 alberghi che magari adesso non si sono resi conto del fatto che, perché probabilmente non sono ancora nell'ottica di passare a GA4 in maniera, come dire, 100%, ma sono nelle situazioni in cui dire, se domani devono passare a GA4, in questo momento voi state creando un problema, non gli state fornendo il cross domain tracking. Quindi io ripeto, nella parte finale, nella sorpresa finale che vi spoilerò, fondamentalmente è una sorta di guida pratica, di passi che dovrete seguire per configurare GA4 in maniera, come dire, da soli, in autonomia e se quello che le ritengo io anche in maniera professionale, c'è anche la verifica del cross domain tracking. Lo potete fare in maniera molto semplice, se non vedete questa verifica che vede che è un parametro URL, se non c'è, andate subito a richiedere la conferma, comunque insomma spiegazioni al vostro fornitore di Booking Engine, perché devono sistemarlo subito. Vi ripeto, se non lo fate voi, a loro non interesserà nemmeno. Molto molto semplice. Non so se ti ho risposto alla domanda, se... Sì, in parte mi hai detto una cosa tecnica, ma io ti dicevo che tutti i Booking Engine nella parte, nell'ultima pagina, la pagina di checkout, fondamentalmente stampano, espongono dei dati, dei valori. Quei valori sono variabili. Come variabili inevitabilmente sono codificate dal fornitore, cioè tu non riesci a recuperarle. Spesso non sono palesi, o se sono palesi non conosci un'etichetta che devi andare a tracciare, o tu che sei smanettone forse riesci a trovare una soluzione. Però fondamentalmente se non te ne pubblicano, perché il checkout, la pagina di checkout è del fornitore, non è tuo, certo. Tu non riuscirai mai a dire, a incidere su quella variabile. Quindi il consiglio che do a chi ci sta ascoltando è di fare un po' di pressione ai propri fornitori di Booking Engine per predisporsi già fin da adesso all'ottimizzazione e tracciamento di queste conversioni, quindi di queste variabili. Perché per mia esperienza io ho chiesto a coloro che utilizzano i principali Booking Engine di far aggiornare questo monitoraggio anche a G4, e la domanda, la risposta spesso è stato c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. Quindi... Guardate, scusami Antonio se ti interrompo, guarda il punto 2 della slide, quindi il data retention che è fino a 14 mesi ma 2 di default, quindi lo puoi estendere al massimo fino a 14 mesi, significa che se noi cominciamo a tracciare i dati adesso in GA4 in maniera autonoma, io domani posso andare a fare analisi del, scusatemi, tra un mese posso andare a fare l'analisi del mese passato e tra un anno potrò andare a fare l'analisi del mese passato comparato a un anno fa. Ma se io parto a luglio 2023, posso solo comparare i dati GA4 con Universal Analytics, e abbiamo appena detto, forse per 100 volte nell'arco di 42 minuti, che GA4 e UA hanno sistemi di tracciamento completamente diversi, quindi non sono comparabili. Quindi per riconnettermi al tuo punto, per il gioco forza bisogna farlo adesso. È vero che non è super mega urgente, capisco che anche data la situazione storica probabilmente ci sono altre priorità, però non è nemmeno ammissibile arrivare a fine anno di quest'anno per avere un tracciamento fatto, insomma, per avere tracciamenti di GA4 completati. Ok, come buon anziano, siccome ho poche informazioni che posso conservare nella mia mente, il tempo non è così tanto, spingere verso i fornitori dei propri Booking Engine a collaborare in questo senso è un piacere che vi fanno, ma è un piacere che fanno principalmente a se stessi, perché è un passaggio che dovrà essere fatto. Per loro non è importante il dato che noi custodiamo in largo anticipo, per noi è importante che questo dato venga anticipato, quindi che probabilmente è un consiglio che darei tu, finché UA non sarà totalmente defunto, e questo accadrà al 31/12/2023, ma smetterà di tracciare il 1 luglio e il 31 giugno 2023, quindi smetterà di tracciare, quindi finché non accadrà questo, al tuo fornitore di Booking Engine non interessa che tu abbia acquisito o non acquisito dato di un certo tipo, ma a te interessa. Quindi certo. sono questi i due punti che ci terrei, perché sono spesso le battaglie che faccio e che in qualche modo alimentano la simpatia, tra virgolette,
nei miei confronti da parte dei fornitori. Quindi è meglio che spengo sto microfono e ti lascio andare, perché fai una tirata di una ventina di minuti e proviamo a E poi chiudere. finiamo. Sì, no, sono, diciamo che la prima, ecco, la prima domanda, quindi le differenze tra GA4 e UA, era forse la parte più complessa o perlomeno più lunga. Adesso passiamo un attimino, come dire, adesso un pochettino più snelli e veloci. Allora, passiamo al secondo punto, quindi quali sono i vantaggi di passare a GA4 adesso, metà dei quali le abbiamo già accennati tendenzialmente. Comunque, prima di tutto, confrontabilità con UA. Nel momento in cui noi partiamo adesso ad avere un tracciamento parallelo tra Universal Analytics e GA4, ci renderemo conto della validità delle metriche e delle dimensioni. Vi faccio un esempio. Vi renderete conto subito dopo un mese, dopo una settimana, dopo quando, insomma, quando, dopo un po' che comincerete a tracciare i dati con GA4, cercando di comparare i dati tra GA4 e Universal Analytics, vedete le prime differenze. Una differenza principale che si vedrà subito è nel numero di sessioni, cioè è molto probabile che in GA4 vedete meno sessioni di quelle registrate in Universal Analytics. Se voi fate mente locale su quello di cui abbiamo parlato, ha perfettamente senso, nel senso che molto spesso in Universal Analytics, soprattutto quando ci sono molteplici device coinvolti, Universal Analytics traccia lo stesso utente con molteplici sessioni come se fossero appunto molteplici utenti e molteplici sessioni. Dall'altra parte invece GA4 ha una capacità tramite i signal, i famosi signals, di poter invece conglobare e di poter unificare le sessioni avvenute da parte degli stessi utenti su device diversi. Vi ripeto, è solo un esempio, però ve l'assicuro perché ci sono passato anch'io e anche altri clienti con cui lavoro stanno avendo la stessa esperienza. Se cominciate adesso, anche poco a poco, anche solo cercando di guardare alcune metriche e cercare di compararle l'una all'altra nel corso del tempo, vi permette meglio di capire come i due sistemi funzionano e le principali differenze. Il secondo punto è la confrontabilità con l'anno precedente. Ve l'ho detto prima, se noi aspettiamo dicembre 2022, quindi quest'anno, per configurare Google Analytics 4, arriveremo a luglio 2023, quindi 7 mesi dopo, a dover dire ok, luglio-agosto abbiamo un mese di dati tracciati con GA4, compariamoli con agosto del 2022 e non ci sarà, perché l'unico strumento disponibile saranno i dati di Universal Analytics. Quindi prima lo facciamo, prima potremo fare questa comparazione, questa analisi, questa comparazione di dati tra periodi tendenzialmente medio-lunghi, come potrebbe essere un anno. E in secondo luego aiuta a scoprire eventuali errori di configurazione. Cioè, e questo capita anche abbastanza spesso perché la sintassi dei codici di Analytics 4 e Analytics 3 sono abbastanza diversi e di conseguenza è possibile che magari anche solo il tracciamento, che ne so, di un form, piuttosto che anche solo di una prenotazione, richiede appunto delle sintassi e dei setup diversi, di conseguenza vi permette di capire laddove c'è una transazione che passa in Universal Analytics e quella stessa transazione non è registrata in Google Analytics 4, di vedere che effettivamente immediatamente c'è un problema. Ok, quindi questi sono i tre vantaggi principali, ce ne sono altri, però anche lì non vorrei entrare troppo nel dettaglio, però stando sempre sul macro livello, questi sono tre dei vantaggi principali. Oltretutto, insomma, forse il vantaggio principale è che comunque la configurazione di GA4 è abbastanza semplice. A parte la versione di e-commerce, ok? Quindi essere sicuri che i dati delle prenotazioni, quindi transazioni, quindi il codice di prenotazione, il revenue, la camera prenotata, tutte queste informazioni vengono trasmesse correttamente con la sintassi corretta GA4, ma questo è tendenzialmente qualcosa che fa o la vostra web agency o direttamente il fornitore di Booking Engine. Una volta fatto quello, per il resto è tutto relativamente semplice, si fa veramente veloce, quindi questo secondo me è appunto il vantaggio principale di farlo adesso. Ok? Quindi io per i vantaggi ho finito, passo all'ultimo punto, che secondo me è abbastanza un burning topic, insomma, un punto abbastanza fondamentale perché lo sento abbastanza spesso, cioè sempre più spesso sento come dire, l'opinione di qualcuno dire se effettivamente ha senso di smettere Analytics e passare ad altri sistemi, poi perché siamo stanchi di Google che continua a cambiare, Google Analytics 4 non è come Universal Analytics e quindi richiede più lavoro.
il data retention è passato a 14 mesi rispetto a quanto era prima, quindi ci sono tutta una serie di punti che tendenzialmente vengono sollevati a giustificazione del fatto che magari avrebbe senso spegnere Analytics completamente e passare magari ad uno strumento proprietario. Secondo me non ha senso, o meglio, non c'è un sistema che possa rimpiazzare Google Analytics. Ci sono dei sistemi alternativi e paralleli a Google Analytics, come sistemi proprietari di tracciamento dei dati che, voglio dire, tanti fornitori di Booking Engine forniscono oggigiorno, e le proprie reportistiche, il proprio sistema di data tracking, e vanno bene, non sono né meglio né peggio, sono semplicemente diversi. E quindi il mio consiglio è quello di non considerare Analytics una sorta di alternativa, o meglio, non considerare questo strumento una sorta di alternativa ad Analytics. E qui volevo esporre le ragioni, secondo me, per le quali non ha senso appunto dismettere Analytics. E il primo è forse più importante, che è Google Signals. Ok, quindi Google Signals è forse l'elemento principale di Google Analytics 4 ed è semplicemente una sorta di sistema algoritmico di Google Analytics, che permette di identificare utenti, lo stesso utente su device diverse, ma anche su siti diverse, tramite, come dire, degli ID. E un ID fondamentalmente, il signal principale che utilizza Google è tendenzialmente se è loggato tramite il proprio account Gmail. Ok, faccio l'esempio mio. Io utilizzo Chrome tendenzialmente come browser principale di default, sia sul telefonino, quindi sia sul mobile che sul desktop, sono sempre costantemente loggato con il mio utente Gmail, perché ci lavoro anche io con gli strumenti di Google, e di conseguenza su diverse piattaforme Google ha la capacità, in un mondo che sta andando sempre più verso il cookie-less, quindi senza più l'appoggio dei cookie, riesce comunque a identificarvi come lo stesso utente. Di conseguenza l'attribuzione delle sessioni, degli utenti, di conseguenza di tutte le altre metriche diventa, come dire, più precisa e più performante. La seconda ragione è semplicemente Google Analytics 4 è, diciamo, mettiamola al contrario, Universal Analytics è un sistema, come dire, relativamente semplice. Google Analytics 4 è un sistema completamente basato su machine learning, il che significa che Google Analytics 4, e tramite i dati che noi forniamo a Google Analytics, ci può fornire, soprattutto a livello di advertising, tutta una serie di informazioni, soprattutto a livello di utente, quindi market trends, i comportamenti degli utenti, che sono anche multipiattaforma, ed è una cosa, secondo me, fondamentale, specialmente per il nostro settore. Ulteriormente, poi, Google è un ecosistema, quindi, e questa forse è la ragione che spiega meglio perché Analytics non è un'alternativa ai sistemi di tracciamento dati dei Booking Engine, piuttosto che l'API dei Booking Engine, ma è piuttosto un sistema alternativo, un sistema aggiuntivo. Google è un ecosistema, i dati che noi tracciamo tramite Analytics possono poi essere utilizzati a livello di advertising. E quanto più precisi siamo noi nel tracciamento dei dati tramite Analytics, quanto più performanti saranno le nostre campagne a livello di advertising, quindi Google Ads, ma anche Google Ads. Ok, quindi ripeto, è tutto un ecosistema, non stiamo parlando di Analytics come una cosa separata rispetto a Google Ads, piuttosto che a tutti gli altri prodotti della suite di Google. È tutto un ecosistema, quindi fa tutto parte dello stesso calderone, quegli stessi dati possono essere utilizzati in altri ambiti. Forse la cosa più importante, perlomeno la ragione principale per cui un sistema come Google Analytics non può, secondo me, essere dismesso. Il tracciamento dei dati, per quanto granulare possibile del vostro fornitore, sarà molto probabile che sia un sistema di Analytics che sia riferito solamente alla parte di Booking Engine. Una cosa fondamentale a livello di data tracking in generale, di marketing in generale, è la congruità del dato e soprattutto una visione d'insieme del dato che parte dal Booking Engine che parte dal sito internet e finisce sul Booking Engine. Ok, quindi a me interesserà sempre, da un punto di vista marketing, analytics e advertising, sapere che una campagna di Google, Facebook, qualsiasi essa sia,
mi porta X traffico e di quell'X traffico Y mi convertono, e lo possiamo fare solo con un sistema che ovviamente ci permette un tracciamento univoco tra sito internet e booking engine. Spero che sia chiaro, insomma, se ci sono delle domande, qualcosa che va chiarito, insomma, fatemi pure sapere. Allora, flessibilità, sono quasi finito, flessibilità GGA4. Ripeto quello che ho detto prima, alcuni possono considerare GA4 come un sistema più difficile appunto perché è più flessibile, quindi offre poco a livello di, come dire, di template, di report e di dashboard già preconfigurate che funzionano in maniera automatica. Appunto per quello è uno strumento più flessibile, appunto perché permette di crearci quello che vogliamo sotto forma di report, sotto forma di dashboard, ma anche sotto forma di tracciamento proprio dei dati, quindi dei custom dimensions, quindi dimensioni personalizzate, metriche personalizzate e quant'altro. Debug view, questa è una cosa magari un pochettino più tecnica, però se ci sono dei problemi, magari quelli più smanettoni di voi possono eventualmente confermare, comunque questa è una delle informazioni che possono... È una di quelle feature che possono rendere la vita a chi lavora tanto con Analytics, Tag Manager e quant'altro, ma molto molto più semplice. Il debug view, che è molto più facile identificare potenziali errori, cioè c'è un simpatico menu all'interno della dashboard di Google Analytics 4 che permette, insomma, di vedere in tempo reale che cosa, una sorta di hotjar definito per specifico per singolo utente, okay? Quindi non è che vedo lì, non è tanto una questione di heatmap, ma è una questione di vedere qualsiasi interazione fa un particolare utente durante la sessione. Quindi apre una pagina, fa lo scroll, clicca, piuttosto che clicca su un link, fa un download. Quindi tutto questo elenco di, come dire, di azioni effettuate da un particolare utente possono essere visualizzate. Dico un particolare utente perché serve appunto per verificare eventuali errori. Quindi non è che lo vediamo per tutti gli utenti, ma quando dobbiamo verificare che effettivamente il tracciamento funzioni come vogliamo, possiamo attivare questa funzionalità e vedere che effettivamente tutto passa, tutto viene registrato in Google Analytics 4 esattamente come ce lo aspettiamo. Credo che questo sia tutto. Credo, sto pensando, Antonio, c'era qualcos'altro che volevi aggiungere te, altrimenti passo all'ultima, alla quella che avevo definito la sorpresa finale. Sì, direi di sì. In fondo noi volevamo dare un overview, diciamo, di questa transizione, perché è una transizione fondamentalmente. Quindi il consiglio che forse possiamo dare è di mettere in parallelo Analytics Universal con G4 configurato correttamente. Abbiamo il tempo di fare i debug, una verifica delle eventuali correzioni senza una pressione, diciamo, eccessiva, perché abbiamo tempo fino al 30 giugno. Andrea Romanelli mi diceva, ho detto 31 giugno, vabbè, ho fatto un anno bigiugnale, non so, bisestile, gli ho aggiunto un giorno, ma comunque ti domando, tu consigli quindi l'installazione in parallelo, in contemporanea di G4 Universal, perché come dicevi tu, probabilmente per l'ottimizzazione di G4 dobbiamo lavorare un po' di fino, nel senso la reportistica non è configurata, quindi probabilmente tutta la parte di configurazione personalizzata dei report, che oggi in UA sono abbastanza ormai consolidati nel tempo, cioè anche i report personalizzati li sappiamo fare quasi tutti, anche i meno esperti. In G4 probabilmente questa cosa porterà via un po' più di tempo e un po' più di attenzione, perché bisogna andare a leggere dei dati che andiamo a creare in maniera molto personalizzata, quindi bisogna sapere esattamente cosa fare. Quindi il consiglio che do io, ovviamente stiamo cercando, io sono uno che cerca di semplificare ma non banalizzare, comunque un piano di misurazione, avere ben chiaro cosa vogliamo misurare, come ne vogliamo in qualche modo poi rappresentare in una dashboard, in una reportistica, secondo me è un'operazione di concetto che bisogna cominciare a fare. Quindi prima la facciamo, prima configuriamo correttamente G4, prima ci accorgeremo dei vantaggi che avremo poi anche nelle attività di advertising, perché come dicevi tu,
stiamo andando verso una profilazione e una customizzazione dell'audience non attraverso il dato acquisito da cookie di terze parti, ma attraverso un'operazione di predittività che il machine learning, l'intelligenza artificiale, i dati infiniti. Voi pensate all'ecosistema Google, perché noi abbiamo parlato di tutto ciò di cui vi ha parlato Alessandro, ma Google ha tantissime fonti, a partire dai sistemi operativi, quindi Android, Chrome, che è il vostro browser, i dati che gli diamo per avere in cambio qualcosa. Quindi pensate al volume che ha Google a disposizione per poi darvi, e io mi auguro in una etica e una lealtà di questo strumento, perché ultimamente noto un approccio molto commerciale da parte di Google. Io ho già avuto modo di interloquire con un rappresentante di Google in BTO e non ne sono uscito benissimo. Credo che abbia la mia fotografia da qualche parte. Però state tutti quanti notando la pressione che i commerciali Google vi mettono. Cioè, vi arriva la solita chiamata in quanto intestatari, cointestatari dei vostri account Google di advertising, in cui c'è un esperto che si mette a disposizione, per carità cristiana, e vi vuole consigliare cosa fare. In genere vi consiglia di seguire tutti i suggerimenti algoritmici che la piattaforma di Ads vi mette a disposizione. Se state facendo una campagna brand che quindi è collaudata da una decina d'anni e seguite quei consigli, che una campagna brand vi costa 7 volte di più. Ok? Ma banalmente perché il suo interesse è portare fondamentalmente a spendere di più. Il vostro interesse è sfruttare invece i dati che Google predittivamente vi mette a disposizione e in qualche modo raccogliere queste informazioni e metterle a buon profitto. Quindi io mi auguro che questa rivoluzione non diventi poi, come dire, una solita gabbia in cui i meno esperti ci finiscono, i consulenti opportunisti ci vanno a perché adesso c'è tutto il terrorismo come la privacy, ti devi mettere a posto, ci sono 10.000 incombenze, dammi 2.000 euro che ti faccio io tutte le procedure, poi è un copia e incolla infinito. Non vorrei che anche qui, in questa fase di transizione, emergessero gli specialisti di configurazione G4 che hanno scarsa consapevolezza che il mondo travel è abbastanza diverso da un e-commerce che vende articoli sportivi. O che vende comunque qualcosa di voluttuario. Noi vendiamo sogni e i sogni hanno delle dinamiche abbastanza complesse. E intorno ti fa capire che potrei incazzarmi su questo argomento. Quindi direi che abbiamo quasi raggiunto un'ora di trasmissione. Io non ho potuto intercettare domande, ma c'è stata audience abbastanza interessante perché ho notato che i nostri eroi, così li ho definiti, non ci hanno abbandonato. Quindi quanti erano partiti sono arrivati fino ad adesso. E come si dice, meglio lasciare quando sei all'apice, no? Quindi non perdiamo. Sinceramente, magari si sono addormentati, quindi No, no, adesso no, non credo perché vedevo una certa dinamicità, quindi si risvegliavano sicuramente. Quindi da parte mia io non ho domande e non ho raccolte domande. Vi dirò, dirò diremo ai nostri interlocutori e ai nostri amici che ci stanno seguendo, che nei commenti delle tre fonti dove abbiamo pubblicato, quindi LinkedIn, YouTube e la pagina Rebranditi dove c'è poca vita, metteremo il link al tuo gentile pensiero che hai messo a disposizione, il PDF della guida, che in qualche modo è una guida operativa, questa roba qui che Alessandro vi sta mettendo a disposizione, questo link ve lo ricopieremo nei commenti. Ringraziamo in questo caso anche Andrea che ci fa i complimenti. grazie. Un ringraziamento ovviamente ad Andrea che si è palesato, ma a una trentina di persone che ci hanno seguito sulle varie piattaforme. Per me è stato veramente un gran piacere. Forse aggiornarvi o comunque sicuramente il piacere è stato nostro per la compagnia che ci avete fatto. Un saluto da parte mia. Un saluto anche da parte mia, grazie, grazie Andrea per il commento, apprezzato molto, grazie a tutti e dai, ci risentiamo alla prossima. Spero più che altro che sia stato utile, ecco, dopo voglio dire, la registrazione è qua. Questa è una checklist che più che altro è una sorta di piccolo manuale, però sono 20 pagine, davvero, c'è tanti screenshot, quindi c'è ogni singolo passaggio specificato in maniera anche visiva.
Io spero solo che vi possa essere utile, tutto qua, ok? Quindi dai, tutto qua. Se avete bisogno, insomma, qualsiasi... Arrivo nei ringraziamenti, saluto Marco Tammetta, Stefano, Marco Avigo e Gianluca, che ha detto che ha resistito soltanto per il vegano. Quindi diciamo il teaser che hai fatto ha tenuto abbastanza vincolato, ecco perché non ci lasciavano, perché erano tutti curiosi. Un saluto anche a Gabriele, saluterò tutti poi e saluteremo tutti. Ciao Adriano, buona serata a tutti, chiudiamo questa trasmissione. Grazie, ciao a tutti, buona serata. Buona estate a tutti.